heart go sha la 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 la. Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di In Viaggio con te. Qui con noi in studio abbiamo sempre il grandissimo viaggiatore Daniele Somenzi con la sua camicetta portafortuna. Noi ti abbiamo visto già in parecchie puntate con diversi filmati dove tu hai sempre questa camicia. Tu dici che come portafoglio hai anche la camicia portafortuna. Sì, sì, sì. Non dico portafortuna, ma sono appassionato e affezionato a questa camicia che praticamente quando sono andato a lavorare sulle navi da crociera a Los Angeles l'ho scambiata con i camerieri, i miei colleghi delle piscine, quelli che erano autorizzati ad andare sulle piscine. Gli ho detto, ascolta, nel giorno che avevo smesso di lavorare, gli ho detto, dai, fammi un regalo, ti do la mia camicia, te dammi la tua, che è la tua molto più bella. E mi ci sono affezionato e l'ho aperto spesso nei miei viaggi e mi ha anche salvato da bruciature quando vado in motorino, magari alle Samoa o chissà dove, nei posti caldissimi. E talvolta l'ho usata anche come asciugamano, cioè tutt'uso. Speriamo Perfetto. Che non si scolorisca. Allora, questa volta hai deciso di portarci in Cina. Spiegaci un po' come è nato questo viaggio, con chi è il tuo compagno e come mai hai deciso, come mai la Cina è sicuramente per un grandissimo viaggiatore come me, sicuramente una tappa obbligata. Obbligata da fare. Diciamo che in questo caso chi ha deciso di fare questo viaggio non sono stato io. Una delle poche Strano. Volte è stato Giuseppe Cirelli, l'epico, perché c'ero stato 3 mesi prima di questo viaggio con la moto, perché sono andato anche in Cina in moto io, e riandarci 3 mesi dopo subito non è che sia stato il massimo per me, però il fatto che Giuseppe, che ha una certa età e ha detto andiamoci adesso, non ci andrò mai più, ho accontentato lui e ho organizzato di andare in Cina a vedere la Grande Muraglia e Piazza Tiananmen 3 mesi dopo. Non volevo andarci, però per accontentare lui ci sono andato volentieri. Lui dopo mi compensa con delle angurie che sono buonissime, allora come faccio a dirgli di no? Allora chiedo alla regia se è pronta con la prima clip, perché voglio ricordare che tu porti sempre la tua telecamerina, la tua macchina fotografica, giri sempre tantissimi filmati, tantissime immagini che poi tu monti nel tuo tempo libero a casa e hai cassette a vagonate, possiamo dirlo? Ho cassette di cassette. All'inizio registravo con le VHS, quelle grandi, perché la prima telecamera la comprai quando andai in Australia e c'erano ancora quei videoregistratori grossi che me lo portavo a tracolla, e con il cavetto avevo la telecamera in Amazzonia, per esempio, ci sono andato con quella così. Poi con l'avvento delle telecamere compatte con le VHSC, che sarebbero quelle cassette che grazie alla cassetta, diciamo, adattatore, puoi vederle nel normale videoregistratore, e anche lì ne ho fatti chili e chili. Poi dopo, con l'avvento del digitale, le telecamerine quelle belle, a me mi devono durare almeno 5 anni le telecamere, poi dopo prendo il modello nuovo e sono contento. Se la regia è pronta, partiamo con la prima clip. Ecco, questa è la tratta che faremo. Incheon, Beijing. Surrender your love, surrender your love, surrender your love.
Giuseppe, qui in Cina infrangere le regole è la norma. Ecco, siamo a piazza Tiananmen qui, e la futura Fiat Mao e la crapa a Giuseppe. Ho appena telefonato. Mi ritrovo qua con la barba di differenza. I giorni all'inizio delle Olimpiadi sono 604, prima erano 700 e qualcosa. Adesso camminiamo io e Giuseppe fino lì all'entrata della città proibita. Allora, abbiamo visto l'arrivo in Cina, a Pechino. Dicevi innanzitutto che il viaggio è stato magnifico, che le hostess a bordo della Korean Air sono meravigliose, gentilissime, addirittura quando chiami la notte arrivano subito, sono a disposizione del turista, del cliente. Sì, in questo viaggio ero con Giuseppe Cirelli e anche lui mi ha fatto notare questa cosa, ma io lo sapevo già, le compagnie asiatiche sono favolose, la Thai, la Singapore Airlines, la Cathay Pacific e anche la Korean Air hanno delle hostess e degli steward, innanzitutto sono vestiti molto bene, sono quasi tutte femmine, hanno questi, chiamiamoli kimono, dei vestiti tutt'uno, e con le sottane titititi che vanno velocissime, tutte magre e sono tutte gentilissime, proprio appena le chiami, mai uno sgarbo ho avuto. E poi quando gli chiedi anche da bere di notte, così, pum, arrivano a razzo, ti fanno addirittura l'inchino, cioè robe da matti, troppo bello. Mentre la compagnia peggiore con la quale hai volato? Allora, adesso mi prendi, non voglio fare, diciamo, sputtanamenti, comunque, chi ha orecchie per intendere, intenda, dai. Diciamola così. Va bene. E prima visita a Pechino è stata appunto quella della piazza principale Tiananmen. Io non so se le esercitazioni che abbiamo visto si riferiscono a questa piazza oppure vi siete spostati altrove. Raccontaci un pochino che aria hai respirato, cosa avete fatto, dove avete alloggiato. Spiegaci un praticamente pochino. Appena atterrati a Pechino siamo passati lì dall'altra parte della dogana, abbiamo preso questo taxi che lì avete visto sorpassava a destra nella corsia d'emergenza, ma io essendoci stato 3 mesi prima con la moto lì a Pechino le sapevo già un pochino queste cose, ma Giuseppe era allibito, ha detto ma come sorpassano a destra, ma poi quella che ho filmato, ma ce ne sono tante altre, dei tombini senza il tombino sopra, dei buchi a cielo aperto in mezzo alla strada, ci vai dentro con una ruota ti spacchi la balestra tutto. E niente, siamo arrivati nell'albergo accanto a piazza Tiananmen, che era ancora quello che avevo usufruito 3 mesi prima, e siamo andati vicino alla città proibita e lì abbiamo visto queste esercitazioni militari e erano lì in pubblico, le ho filmate, non è che li fanno per i turisti o li fanno, cioè sono esercitazioni loro normali, poi il fatto che noi turisti passiamo lì accanto è una cosa casuale, diciamo. E piazza Tiananmen è immensa, è grossa come tutta Cappella, cioè Cappella di Casamaggiore ci sta dentro in piazza Tiananmen, e lì quando ci pensi bene che tutti quegli avvenimenti che ci sono stati, quei morti, sai, i carri armati, così, quando eravamo lì a vedere, guarda, sono proprio nel punto dove ci sono state tutte quelle storie che sappiamo benissimo, e niente, è un pochino, come dire, non esaltante di essere in un posto così lugubre, perché per questi avvenimenti dobbiamo parlarne negativamente, però la fama di, c'era la gigantografia di Mao Zedong, l'ha attaccata al muro, insomma
lasciando un attimo da parte questi avvenimenti e questi pensieri, sei in un luogo che è famosissimo in tutto il mondo e altro che vista dalla Luna, dal satellite Piazza Tiananmen la vedi veramente. E una delle particolarità è che tu sei stato 600 giorni prima delle Olimpiadi circa, adesso non mi ricordo. Sì. Che aria si respirava? Io so che la Cina, cioè tutti hanno potuto vedere attraverso, io l'ho vissuto attraverso i media, la grande preparazione che c'è stata per questa manifestazione mondiale. Ci sono state anche delle contestazioni un po' in tutto il mondo, perché appunto si diceva che in Cina non vengono rispettati ancora i diritti umani, quindi non era giusto portare una manifestazione del genere in questo posto. Comunque insomma alla fine è stata fatta e è andato comunque abbastanza tutto bene. Tu hai respirato qualcosa alla vigilia, possiamo dire alla vigilia, sì, delle Olimpiadi? Sì, circa un anno prima. Diciamo che le contestazioni sono iniziate nel Tibet e hanno preso quelli del Tibet l'occasione delle Olimpiadi per farsi sentire al mondo intero. E, come dire, è stato un peccato un pochino, però anche loro avevano il diritto di farsi sentire e si devono far sentire. Anche perché poi ci sono state delle grossissime repressioni, sì, proprio in occasione delle Olimpiadi. Sono stati costretti i cinesi, mica perché voglio difenderli assolutamente. Ognuno ha il diritto di dire le sue ragioni nel momento più appropriato e più opportuno, e loro hanno deciso di farlo in quel momento quando le telecamere incominciavano a essere puntate sulla Cina proprio per il fatto delle... Poi adesso è un periodo in cui non ne sta parlando più nessuno, chissà come... hanno represso sicuramente, okay, perché anche a Urumqi, in questa città dove 15 giorni fa hanno fatto, insomma, hanno ammazzato un po' di gente perché si stavano ribellando, così non si sente più niente, vuol dire che hanno represso, perché lì usa fare così. Comunque quando ero con Giuseppe a 600 giorni dall'inizio delle Olimpiadi, non si sentiva niente, nessun sentore, cioè delle Olimpiadi, a parte quel grande segnale attaccato al muro dove c'erano scritto con dei LED giganteschi i numeri dei giorni che mancavano all'inizio delle Olimpiadi. Cioè, normalissimo, come un altro giorno era. E la popolazione come l'hai trovata? Come siete stati in quei giorni? Diciamo che la Cina non è che mi piaccia tanto, infatti il fatto di ritornarci per la seconda volta non è che mi piaceva tanto l'idea, ma ripeto, per Cirelli questo ed altro. Essendoci vissuto per almeno 20 giorni con la moto, ci sono vissuto dentro nella Cina e l'ho vista nelle sue parti più brutte, anche nella parte ovest, andandoci con la moto così, mangiando dentro dei ristorantini sparsi, vedendo proprio che tirano ancora l'aratro col bue, e poi delle regole più banali che non sono rispettate, dei bambini di 12 anni che guidano la moto, il motocarro, di 11 anni, robe, cioè, che non stanno né in cielo né in terra, poi che mangiano tutti questi animali domestici. Guarda, io le tre cose che mi sono piaciute della Cina, faccio prima a dirti quelle che mi sono piaciute, perché il resto non mi è piaciuto. Infatti io in Cina non penso di riandarci più. L'esercito di terracotta che c'è a Xi'an, che è bellissimo, è una cosa da andare veramente a vedere, la grande muraglia e Piazza Tiananmen. Ah, proprio si contano sulle dita di una mano. Anche perché non l'ho visitata tutta la Cina, cioè magari a sud. Io volevo fare con Giuseppe questa crociera sul fiume Yangtze, che poi purtroppo è stata rimandata e posticipata, hanno iniziato a costruire la grande diga e insomma non ci ho più pensato di andarci, magari anche quella è una cosa bella da fare. E poi a Shanghai non sono stato, magari c'è qualcosa da vedere anche lì, però c'è tanto mondo da vedere, perché devo ancora andare in Cina. In Australia la prossima volta che ci vado è la 18ª e non mi stufo mai, vuol dire che c'è un motivo, no? Noi non ci siamo ancora andati, però ci andremo insieme. Chiedo se la regia è pronta con la seconda clip. Come on.
Amo, su Instagram le muraglie. Ciao, io mi chiamo Panasonic, e tu? Io mi chiamo Sony. Ti piace il mio nuovo grandangolo? Sì, sì, bello. Eccolo qua. Sicuramente può essere considerata la più grande opera architettonica mai costruita dall'uomo. Ci sono voluti, tu mi dicevi, più di 2000 anni e stiamo parlando della Grande Muraglia Cinese. Voi ne avete fatto un piccolissimo tratto a un chilometro. Sì. Ecco, raccontaci un pochino come è stata questa escursione, questa visita. E niente, lì praticamente dal nostro albergo ai bordi di piazza Tiananmen siamo partiti per Badalin. Anzi, veramente Badalin l'avevo fatta la prima volta. La seconda volta siamo andati col pullman e era... Per fortuna un altro punto, non Badalin, lì vicino, che era un po' diverso, così almeno la prima volta che c'ero andato 3 mesi prima con la moto avevo visto un pezzo e in quel caso lì ne avevo visto un altro. Come vedete non è che sia tutta piatta, anzi è tutta un su e giù, e quando ci sono gli scalini è grigia, perché gli scalini non sono 20 o 30, saranno 20 o 30.000. Dunque c'è gente che dice ma io in 15-20 giorni mi faccio tutta la grande muraglia. No, Natim, vedrai che ci ripenserai, non è che sia poi così facile, lo può anche fare ovviamente. In certi punti è proprio scrostata e non fatta, non ristrutturata per il turismo. Io quando andai con la moto ho visto anche i pezzi proprio naturali, cioè praticamente c'è un pezzo di terra della Grande Muraglia, ti immagini, 2000 anni. Eh sì, ma comunque ci sono persone che la percorrono tutta? Ma non è possibile farla tutta per questi motivi che ti stavo dicendo prima. Uno, perché essendo terra in certi punti non la puoi proprio camminare, devi camminare a fianco e in certi punti proprio non c'è, non è tutta unica. E infatti no, a volte noi vedevamo un pezzo di grande muraglia a 300 metri, poi un pezzo di niente, poi ancora il prosieguo, e mentre in quella zona lì vicino a Pechino chiaramente ci vanno milioni di turisti, le hanno proprio ristrutturate bene. Io sono riuscito a trovare un sassolino che è finito nella mia bacheca. Ma guarda un po'. Un pezzo di grande muraglia da non farsi, perché sennò fistuli, se l'ha fatto te dopo agarmai un po'. Anche perché penso che se ti dovessero trovare con un sasso del genere... Ci potrebbe anche essere il rischio che carcere. Daniele sia a Pechino per i prossimi 20 anni, esatto, dentro alla cella. Perché in Cina sono comunque rigidissimi le norme, non... Sì, vabbè, questa qui magari è una cosa che posso sempre dire, ma è un sasso che c'era là. Perfetto, andiamo avanti con la nostra visita, dove ci porti adesso? E adesso siamo sempre qua, qui. Cosa c'è? La terza clip? Non la mi ricordo. Terza clip. Terza clip sempre in Cina e partiamo, praticamente facciamo l'ultima parte e andiamo all'aeroporto poi. Vediamo se la regia è pronta, la mandiamo in onda. Abbiamo fatto un'offerta di 35 yuan e qui c'è scritto il nostro nome. Questo pezzettino qua. Baby, work.
pedale qui di Pechino, se andate all'ufficio postale e spedire le cartoline. La carne è esposta fuori. Giuseppe dice al Sao Mia che Pechino è Beijing. Sao Mia. Vacca boy, guarda lei. E da cosa le capì Giuseppe? No, il carrello che deve guardare. Fine del viaggio, ma prima dobbiamo commentarlo. Siete stati all'interno del mercato, una delle tappe tipiche che si fa quando si va a visitare solitamente una città, che a volte può lasciare perplessi, perché già prima l'abbiamo accennato anche nelle scorse puntate e un po' tutti lo sanno che in Cina si possono assistere a delle cose abbastanza angoscianti per noi che siamo di una cultura diversa. E spiegaci un po' che cosa hai trovato all'interno di questo mercato. Sì, a parte il fatto di trovare, di consueto si trovano stese lì le pelli dei cani, ti immagini cosa gli hanno fatto prima, e abbiamo trovato una cosa anomala, visto che Giuseppe è un agricoltore e fa le angurie, era inverno, era dicembre, e abbiamo trovato le angurie, che vendevano le angurie a dicembre con un freddo cane, c'erano 2-3 gradi, in quel caso lì, e non sono mica buone le angurie d'inverno, infatti... Anche lui ha detto, ma come mi fai a vendere gli anguri a Kagefrat? E poi nel mercati si trova di tutto, trovi cibi di tutti i tipi, addirittura il macellaio aveva la carne esposta fuori, per fortuna è freddo e inverno e le mosche non ci vanno intorno, però immagino anche come ho visto in Algeria, in Tunisia, e anche in Egitto, in pieno caldo, ho visto la stessa identica cosa. Gli odori e le puzze, sì, certo. Lì durerà mica tanto. Al limite diventa carne secca e affumicata, diciamo così. Poi dopo siamo andati all'aeroporto e siamo ripartiti alla volta. Però visto che lì al mercato c'erano anche i pesci vivi all'interno di queste vasche. No, pesci vivi. I pesci vivi, sì. Beh, quello lì almeno si può dire che era pesce fresco, più fresco di così, ancora vivo. Sì, però un po' scioccante come sì, immagine. Ti devo dire anche una perché cosa. Ho visto che è un pesce che è scappato fuori, è stato preso a bastonate. lo avevo comprato questo. Io so anche che così vengono uccisi anche gli altri animali, cani, gatti e
e altro ancora. Niente, cosa vuoi? È una cultura così, è cosa, 1 miliardo e 200 milioni di animali. Beh, una cultura che io non concepisco, penso che siano ancora molto indietro rispetto a noi occidentali. Comunque questo è un parere soggettivo. No, condivido con te. E se ti chiedo, cioè io so che anche la Cina, forse l'abbiamo già anche detto, è un paese molto inquinato, come, cioè tu hai potuto notare questa cosa, sentivi l'aria pesante o hai notato qualcosa in particolare? Sì, a Pechino sì. Pechino c'è proprio la cappa dell'inquinamento che rimane sempre lì. Non so se ricordi, quando hanno iniziato le Olimpiadi avevano dato un divieto di 2 o 3 giorni al traffico intero, cioè hanno bloccato la città intera. Per oltre un anno hanno cercato di diminuire tutto il traffico, esatto, attorno alla città, esatto, perché dovevano comunque scendere sotto livelli minimi, perché altrimenti gli atleti non avrebbero potuto gareggiare in ottime condizioni, perché quelle, esatto, sicuramente non c'erano, sì, in condizioni sufficienti per poter raggiungere dei risultati buoni in gara. Certo, respirare del buon ossigeno se non altro. E lì io ho visto proprio delle ciminiere ancora a cielo aperto, ciminiere, cioè delle fabbriche che buttano quei fumoni come c'erano qua tantissimi anni fa, ecco. E non è che sia tanto salutare, infatti lì la gente muore di cancro, insomma le solite cose come erano da noi. Comunque è un altro popolo, un'altra civiltà e si ha da accettare così com'è. Speriamo che vada sempre meglio adesso con l'avvento, con questi nuovi accordi con gli americani. Ma so che comunque non hanno sottoscritto il trattato di Kyoto, che non vogliono partecipare alla diminuzione delle emissioni dei gas serra, quindi non so se la Cina contribuirà all'ambiente. Comunque questo è un altro problema e non altri discorsi. Il nostro tempo a disposizione è concluso, ti chiedo, ci ritorneresti in Cina? No. Hai già detto di no? No, c'ho un po' lì il rigetto della Cina, ma poi avevo detto la stessa cosa anche per l'Egitto la prima volta, poi ci sono già andato altre 2 volte, mai dire mai. Comunque se dovessimo chiederti un giudizio, voto? Ripeto, Micol, le 3 cose belle sono quelle 3 che ti ho citato prima: la Grande Muraglia, la Piazza Tiananmen e il Grande Esercito di Terracotta. Per il resto è stato tutto negativo, dunque gli do 3. Ah, proprio un viaggio che allora non rifaresti. Mi piace la Cina, ben digesta. Va bene, noi però adesso andremo in un altro posto che a te piace molto, è il Canada. E qui tu hai fatto un incontro davvero particolare, perché hai potuto vedere che cosa? Gli orsi bianchi è stata proprio una bella esperienza, e lì sta sicura che di inquinamento non ce n'è come in Cina. E lì proprio aria pura, anche se c'era un bel freddo, però caspita, poi abbiamo visto altre cose che vedremo nelle clip a venire. Ecco, infatti, se volete sapere ancora di più, mi raccomando, non cambiate canale, perché ci rivediamo subito dopo la pubblicità e andremo in Canada sempre con Daniele. Buono. Pronti?